Ciao. Domandiamo alle ragazze. Queste giovani, belle e affascinanti fanciulle che non sono state protagoniste nel gioco, però sono state la cornice belle e affascinante, forse ha entusiasmato di più la vostra presenza che quella del pallone. Che vi è sembrato di questa bella iniziativa? E allora voi pensate che il prossimo campionato sia, lo possiamo formare delle squadre femminili? Ah certo, mi farebbe molto piacere perché mi piace. E quindi facciamo un invito all'associazione anche per le donne. Rivolgiamo la telecamera, un invito in questo senso. Allora, alla presidente, sì. Penso Antonella. Antonella, facci giocare anche a noi. Vicepresidente, mi hanno detto, perché è una bella iniziativa, quindi cerchiamo di inserire anche le donne, siamo sempre quelle che vengono messe da parte, quindi inseriteci anche a noi in questa, per allora, questa bella iniziativa. Web Notizie parte questo messaggio: un campionato al femminile. Al femminile. E poi sfidiamo i vincitori delle squadre maschili. Va bene. Ciao, grazie. Dichiarazione spontanea, va, allora, siamo in presenza dei campioni di questo girone, questo primo allora, diciamo qual è stata l'emozione più forte nel partecipare a questo? È stata la coesione del gruppo e anche delle nuove amicizie fatte con i giocatori delle altre squadre. Siamo divertiti, è stata fatta in buona sportività, si sono comportati tutti bene. Quindi è stato, oltre che divertente, anche un'occasione di aggregazione. Un'occasione di aggregazione soprattutto. E quella che lamentiamo noi di una certa età, dicendo perché una volta c'era il cortile, c'era la piazzetta, senza le auto si poteva giocare sulla strada. Oggi purtroppo non è più possibile, allora grazie a questi campetti polivalenti che si possono realizzare queste piccole iniziative, però che tanto danno al territorio e tanto danno a voi ragazzi. Sì, perché il calcio già a priori crea amicizie, crea entusiasmo, poi fatto per strada tra i ragazzi dei quartieri comunque è sempre più bello, il calcio giocato per strada è tutta un'altra. Allora possiamo concludere questa breve intervista che è un calcio giocato, divertito e soprattutto con assenza totale di violenza, e questo non è cosa da poco. Quindi continuate, sano, siate sport, sempre amici, competizione sì, lealtà, e speriamo che si faccia anche l'anno prossimo. Allora un saluto per Web Notizie. Un saluto a Web Notizie dallo Street Catania. Un bacio a tutti gli organizzatori, grazie per questa bellissima esperienza. Allora ragazzi, oltre a questo bellissimo buffet abbiamo qua la squadra rivelazione dei Mantesini. Sì. Io mi hanno pure omaggiato e potete fare pure soci onorari, dovete favorire anche cose, no, abbiamo già sì, sì. Ma voi siete venuti a questo campionato per giocare o per mangiare? Per dare qualche calcio ai ragazzi, come dice il nostro caro collega. Ma no, sì, no. Se non c'è del buffet sicuramente non stavamo qua. Il Mantesini, a me pensavate che era un pizzaiolo. No, la carriera è come Mantesini. Stiamo già preparando per il prossimo anno. Un Mantesini più lungo. Sì, sì. Auguri e complimenti perché siete stati una squadra che ha divertito oltre che divertirsi. Grazie. Ci siamo. Siamo con la squadra più numerosa di questo campionato. Il presidente chi è? Lui. Allora presidente, come la squadra? Io sono un attimo alla telecamera. Sono un attimo infortunato, diciamo questo torneo mi ha avuto parecchie vittime, da cui anche me. Ma spiega, diciamo, sono un attimo infortunato. Abbiamo questo giovane invece atleta che cosa vuole dire su questa torta? È stata una torta veramente eccezionale, e per recuperare tutte le energie spese nel campo. Voglio ringraziare l'associazione. Voglio ringraziare l'associazione. E poi abbiamo un altro concorrente, una battaglia. Ha lottato molto, però. E la squadra è sorgita prima ad uscire, mi pare. No, 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 no,
Io non lo ricordo. Noi abbiamo fatto primi tra quelli, diciamo, i primi tra quelli usciti. Vabbè, poi c'è il più bello. Allora, un invito in coro. I primi saremo noi la prossima volta. Facciamo un coro. Un coro. Peccolucci. 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 Tutti belli, belli, illusati, il neo di questo campionato. Devo dire la verità, devo ringraziare Raffaella Liberti che è stata una finale perfetta, che ha giocato a pallone. Devo dire la verità, Pierluigi mi ha fatto indossare il grembiule dei Mandesini. Devo essere gentile, sì, concessione come sempre. E ringrazio che hanno preparato i buffet, tutte le mamme, i ragazzi che hanno contribuito un po', e abbiamo vinto questo torneo finito tutta questa settimana. Diciamo che ci siamo riempiti il cuore, sì, con la, ma anche la pancia, anche la pancia, per dire, lo slasci un po'. Un complimento alle mamme, un complimento alle mamme, e ci vediamo l'anno prossimo per un altro torneo ricco di emozioni. Un sorriso in camera, un sorriso in camera. Ciao, ciao. Ciao. Ah, mia figlia, io l'ho aiutato su tutti i settori. Ah, vabbè. La preparazione. Allora, ci siamo. Web Notizie conclude le interviste col papà della splendida organizzatrice. Allora, l'impressione non tanto da papà, ma come sportivo di questa iniziativa. La riuscita è stata proprio perfetta. Tutti i giorni. I ragazzi sono divertiti. I ragazzi sono divertiti, sì. Non è successo niente, io ho mantenuto un po' la calma su per non farli. Lì, vabbè, per i ragazzi sono vivaci. Quindi cosa vogliamo dire agli organizzatori, oltre che essere proprio, diciamo. Spero per l'anno prossimo di fare un'altra volta. Ma... Facciamo un campionato anche un po' più breve. Con più giorni, perché sono troppo faticoso per i ragazzi. Si pensa pensare che una cosa leggera, un quarto d'ora, mezz'ora, invece non ce l'hanno fatta. Parecchi di loro si... Va bene, viva l'organizzazione. Allora, siamo con due bellissime e affascinanti. Sì, proprio. Ragazzi, sono sorelle le signore. Anche se non si direbbe. Si è parlato di sport, di aggregazione, di strutture polivalenti, di tant'altro, però quello che poi ha suscitato un clamore, un interesse superiore alle aspettative è stato il buffet, preparato da queste nostre giovani signore. A cosa vi siete ispirati? Ai ragazzi, perché abbiamo preparato tutte cose per i ragazzi. Va bene, chi ha scelto il menù? Antonella. Lui, quindi, allora inviamo un messaggio che se vi vogliamo ad Antonella di continuare così, perché è una ragazza con tante qualità. Ma se avrebbe preso il papà, non è la mamma. Forse da tutte e due. È una ragazza con tante qualità, gli auguro di continuare, di andare sempre più avanti e di realizzarsi in quello che lei più desidera. Mentre per i giovani cosa gli vogliamo dire, oltre che invitarli a... Ai giovani bisogna dire che devono... sia stato qualcosa di bello, che si sono divertiti, spero che l'anno prossimo viva la gioventù, viva la gioventù, oggi la gioventù è quella che deve portare l'Italia avanti, si spera. Allora, Antonella è il nome più ricorrente in questa manifestazione, si è parlato dello sport, i ragazzi, ma Antonella lo sanno tutti, voi che siete suoi, diciamo, collaboratori. Cosa vogliamo dire su Antonella? Parlate un po' male, non facciamo troppo. Non parlare male. È malissimo. Antonella è una mia carissima amica, ci conosciamo dall'asilo, quindi insomma posso affidarle veramente qualsiasi cosa. E Antonella ha organizzato questo evento fantastico, assieme anche a molte altre persone. Devo darle, è stata bravissima. Tu che siete convinti delle stesse cose? Anzi, io sono fidanzato, quindi...
a maggior ragione sostenitore. Sostenitore, solo lei può fare queste cose perché c'è il pepe. Antonello, concludiamo questa carrellata di interviste, tu hai parlato troppo, però l'ultima. Io voglio fare semplicemente un saluto, voglio ringraziare Web Notizie, lo faccio io, non lo faccio dire a voi, e spero di poterci rivedere l'anno prossimo con dei miglioramenti, perché ovviamente quest'anno è stato un anno di prova per tutti quanti, per gli arbitri, per gli organizzatori, per i giocatori, cioè c'è stato bisogno di un po' di tempo per capire questo nuovo gioco, però l'anno prossimo spero di poter correggere gli errori, organizzare tutto al meglio, e spero di rivedervi qui a seguire il nostro torneo. Complimenti, grazie, auguri, bocca grazie, a lungo. Grazie. Allora siamo con il signor Renato, un veterano dello sport del pallone. Veterano. Diciamo un giocatore storico. Sì, va bene. Cosa le è sembrato? Una bellissima manifestazione, sperando che nella prossima, come dicevamo, degli amici che si ripetano queste manifestazioni per aggregare sempre i ragazzi. Guardate, noi vecchietti veterani di un periodo, ci ha fatto ben altro che ricordare i nostri tempi, quando ci divertivamo, diciamo, in mezzo alla strada a fare queste partite che loro hanno svolto in queste occasioni. Diciamo, l'augurio che si ripetano veramente, che il prossimo anno nella stessa cosa si ripetesse queste manifestazioni. Il nostro, nostro contributo che possiamo dare come veterani? È di collaborare, diciamo, di essere in modo possibile più vicino a queste manifestazioni. Gentilissimo. La signora ha partecipato come mamma e come spettatrice e come tifosa. Sono felice, logico, quando ho un di figli è sempre specialmente quando si diverte. Spero che continuino così pure l'anno prossimo questa cosa. Però come mamma in senso lato, cosa intende di dire a questi ragazzi? Continuate sempre così. Divertitevi in allegria e in amicizia. Insieme è bello questo. Siamo con la squadra vincitrice, soprattutto col capitano. Buonasera a tutti, sono il capitano di questa bellissima squadra, sono orgoglioso di essere il capitano di questi ragazzi splendidi e voglio dedicare la vittoria allora. Prima il nostro amico Kevin, che non credeva molto in noi, in questa vittoria, e poi al nostro amico che purtroppo non c'è più perché è andato in Erasmus. Qual è stato lo stimolo che ha fatto, diciamo, dato vigore a questa squadra? Vabbè, noi abbiamo fatto una vacanza tutti assieme quest'estate e infatti noi eravamo proprio, cioè, la casa nostra della vacanza era composta da tutti e quattro, quindi una squadra di vacanza. Sì. Invece come si chiama la squadra in realtà? Vagamondo Boy, proprio perché la vacanza si chiamava, cioè, siamo andati con un gruppo che si chiamava Vagamondo. Quindi la vacanza in questo caso è fatta. Sì, auguri, sì, grazie. Siamo alla presenza di un abitué di questo gruppo. Tu frequenti tutti i giorni questo. Il soldo non è così a poco. No. A te è piaciuta? Questa sensazione ti ha creato la presenza di tanti ragazzi? Bene, quindi cosa vogliamo dare? Un invito a fare? Se lo fanno la prossima, di fare più iniziative. Sì. Per te e per gli altri ragazzi. Sì. Allora cosa vuoi? Dai un invito ai ragazzi. Un invito ai ragazzi, se lo fanno pure l'anno prossimo. Va bene. Per Web Notizie. Buonasera. La dichiarazione è spontanea. Volevo chiedere. Siamo su Web Notizie. Abbiamo il piacere di incontrare questa bellissima ragazza con una fetta di torte. La domanda che oggi è spontanea. La torta è stata fatta con i colori del suo vestito o il suo vestito è stato fatto con i colori della torta? Il mio vestito con i colori. Quindi si sono ricordati adesso. E per il campionato, il gioco. Alza il vestito. Balla per noi. Lei giocava, c'era qualche amico, il fidanzato, chi gioca? Il mio ragazzo ha tifato per lui, Come no? No, chi è il ragazzo? Deve stare che si imbarazza. Non ha tifato per lui.